Ciao Giorgia, ciao, senti, ci puoi dire Ciao. chi sei, cosa fai e qual è la tua combinazione linguistica? Sì, allora io mi chiamo Giorgia Magris, sono una traduttrice interprete e mi sono specializzata nel settore audiovisivo e le mie combinazioni linguistiche sono inglese e spagnolo, cioè io traduco dall'inglese e dallo spagnolo all'italiano, principalmente. Benissimo, quando hai iniziato questo lavoro? Io ho iniziato subito dopo la laurea, alla fine, cioè non questa specializzazione, ma il lavoro di traduttrice interprete, quindi mi sono laureata nel 2004. E invece, per quanto riguarda la mia specializzazione, si passa più avanti. Ho iniziato a lavorare in questo settore nel 2008, più o meno. E come ci sei arrivata? Ci sono arrivata. Oddio, la storia è lunga. Io mi sono appassionata molto al cinema, soprattutto ai tempi dell'università. E iniziava, mentre appunto stavo studiando, iniziavano le prime tesi che avevo visto sul sottotitolaggio, sul doppiaggio dei film. E questa era l'idea anche per la mia tesi. Era un settore, un argomento che mi interessava molto. Poi invece andando a parlare con una professoressa di spagnolo, io ho fatto la tesi in spagnolo, e mi ha sconsigliato di seguire e di scrivere una tesi su questo argomento che ormai era abbastanza inflazionato. E mi ha proposto invece di analizzare la traduzione dei fumetti, che era comunque un argomento nuovo, abbastanza nuovo, e che aveva a che fare con le immagini, che era quello che a me interessava. E quindi questo è stato un po' l'inizio, che mi ha portato un po' a scoprire questa interazione di parole e immagini. E poi invece nel 2008, tramite un annuncio di Alma Laurea, tra l'altro, ho scoperto che facevano un master sulla traduzione audiovisiva all'Università di Forlì e quindi ho deciso di iscrivermi. Ed è partito tutto da lì. Bene, senti, quali problemi hai incontrato ai tuoi esordi nella professione? Il problema è stato imparare il mestiere, come si dice, nel senso che ovviamente come l'università, anche il master, ci ha dato molte basi teoriche. Molte, anche se effettivamente avevamo una parte pratica, no? Sia con degli adattatori dialoghisti che con dei sottotitolatori, però come sempre cioè, le basi sono teoriche, c'è un po' di pratica, ma poi tutto quello che si impara lavorando alla fine. Quindi sì, problemi particolari. Cioè, non ce ne sono stati, è stato proprio l'apprendimento, imparare un nuovo metodo di comunicazione, soprattutto per i sottotitoli, no? Che ci sono tanti parametri da rispettare, però poi anche per gli adattamenti per il doppiaggio, insomma, anche lì ci sono varie tecniche, ci sono varie difficoltà che ho imparato appunto piano piano, insomma. Facendo pratica. Ho capito, invece come professionista, quali possono essere le difficoltà che devi affrontare? Come professionista, ce ne sono un po' sempre le solite che riguardano tutto il settore, secondo me, della traduzione e dell'interpretariato, ma soprattutto forse della traduzione. Tutti e due, alla fine. E sono sempre gli stessi, cioè far valere la nostra professionalità, far capire che insomma è un lavoro che richiede impegno, conoscenza, non solo delle lingue straniere, ma approfondita tra l'altro, ma anche dei metodi che si usano quando si traduce. E ovviamente far accettare dei compensi equi. Un altro Sì. problema.
delle tariffe minime, che, perché secondo me non si, ancora non si parla tanto della traduzione, della sua importanza, e non ci si rende conto di tutto il lavoro che c'è dietro e di tutto lo studio che c'è dietro per riuscire a tradurre bene un testo. Quindi è questa la principale difficoltà, secondo me. Allora, non posso che essere d'accordo. Allora, cioè, qual è secondo te il lato più bello del tuo lavoro? Del mio lavoro di traduttrice audiovisiva, dici, sì, proprio, della mia specializzazione? Che non ci si annoia mai. Perché ti possono veramente capitare tantissime cose, cioè dal documentario al film, alla serie TV, ai docu-reality, e gli argomenti trattati sono sempre diversi. Per cui si scoprono tante cose nuove, si impara tanto, ci si arricchisce il nostro vocabolario anche nella lingua straniera e anche in italiano, perché no? Perché comunque se capita, non so, una serie che riguarda il pronto soccorso, ovviamente si trovano dei termini, si cercano termini anche in italiano relativi a quel settore, no? E poi io sono una persona abbastanza curiosa, per cui appunto il fatto che gli argomenti cambino di continuo mi piace molto. Benissimo. E ascolta, ci sono degli errori che hai commesso nella tua carriera che non rifaresti? E sui quali vorresti avvertire magari chi comincia a lavorare perché non lo faccia? Oddio, questa è una domanda molto difficile. No, forse l'errore che ho fatto da quando ho iniziato a lavorare in questo settore qui è stato quello a un certo punto di abbandonarlo, perché mi era capitata l'occasione, io ho iniziato a lavorare in questo settore lontano da casa, in un'altra città, e quindi ho avuto l'opportunità di riavvicinarmi a casa, ho colto la palla al balzo e in realtà non era più un lavoro in questo settore qui, ma era in una agenzia di traduzioni tradizionali, diciamo. E dopo un pochino mi sono pentita. È stato un periodo molto breve, in realtà, poi ho ripreso subito a lavorare in questo settore qui, nella mia specializzazione. Però il fatto di averlo mollato un pochino, sì, l'ho considerato un po' un errore, perché non era quello che piaceva fare a me. Adesso io lavoro, però è un lavoro che mi piace tantissimo, per cui non mi pesa. E invece l'altro un pochino sì, mi pesava, quindi quello è stato un errore. Quindi non abbandonare la strada vecchia per la nuova. In questo caso. No, si può, si può, ma secondo me facendo quello che piace, nel senso che magari se avessi trovato o se avessi deciso subito, adesso lavoro come libera professionista, no? Ho una partita IVA. E, prima ho iniziato lavorando come traduttrice interna di un'agenzia, sottotitolatrice interna di un'agenzia. Magari se fossi passata direttamente dall'agenzia all'apertura della partita IVA, era comunque una strada nuova, però che riguardava sempre il mio settore che mi appassiona tanto. Quindi sarebbe stata una nuova avventura, però avrei sempre fatto quello che mi piace. Invece cambiare completamente, insomma, un pochino mi ero pentita, infatti sono tornata sui miei passi. si può sempre tornare. Allora, domanda da un milione di dollari. Vivi di sola traduzione? Principalmente sì, in realtà. Come dicevo, io traduco sia per i sottotitoli che per il doppiaggio. E poi faccio anche dei corsi di inglese serali. Per un ente di formazione normalmente, però non partono sempre, quindi le mie entrate principali sì, derivano dalla traduzione audiovisiva. Bene, quali sono le tue fonti di ispirazione? Allora, più che persone, cioè i vari guru, io traggo ispirazione più che altro, lavorando con le parole, traggo ispirazione da libri, da adattamenti fatti bene, passati o presenti, dalle sceneggiature di serie TV, di film, dai fumetti, mi piacciono anche i fumetti, quindi
dalle parole, fondamentalmente. Bene, che consigli daresti a chi comincia oggi a fare il traduttore audiovisivo soprattutto, o il traduttore in generale? Il consiglio che do è quello, intanto, di formarsi, di trovare dei buoni corsi o dei master, insomma, che riescano a formare in questo settore qui, perché anche se non sembra, non è una traduzione tradizionale, non è il termine che conosciamo tutti, ma ha delle proprie regole da seguire, quindi io consiglio una buona formazione come prima cosa. E poi di in questo allora un settore un po' di nicchia, quindi si entra piano piano, non demordere, non abbandonare mai e essere tanto curiosi, perché aiuta tanto, secondo me. E poi un consiglio che ci davano sempre, mi ricordo già i nostri professori all'università, è quello di non accettare, ma cioè non sminuirsi mai, non sminuire mai la propria professionalità. E questo riguarda anche le tariffe, cioè mai svendersi, perché primo si rovina il mercato, ovviamente, ma poi è anche una questione di dignità propria e professionale. Quindi se siamo professionisti ci mettiamo tempo a fare il lavoro che stiamo facendo, e secondo me è giusto avere un equo compenso, insomma. Quindi non sminuirsi e dire vabbè, è solo per iniziare, mi va bene tutto. No, non va bene tutto, insomma. Bisogna fare attenzione. Benissimo, grazie mille, ti ringrazio tanto e ti saluto e buon lavoro. Grazie a te, buon lavoro anche a te. Ciao. Ciao. Ciao.